Buongiorno, mi chiamo Marco Colle e insegno qui al Conservatorio Arrigo Petrollo di Vicenza dall'anno accademico 2006-2007. Ho insegnato principalmente storia della musica indiana con varie denominazioni e questa è stata anche la materia principale del maestro Enrico Anselmi, che è la persona di cui oggi vi illustrerò il contributo per la conoscenza della musica indiana in Italia. Il maestro Enrico Anselmi nacque ad Enna, in Sicilia, nel 1937. La sua famiglia era originaria di Trapani. Il padre morì durante la Seconda Guerra Mondiale e il maestro Anselmi, da giovane, passò un periodo a Como con i nonni, dove iniziò lo studio del pianoforte. A 15 anni si trasferì nuovamente in Sicilia, a Palermo, dove ebbe la possibilità di studiare pianoforte con Vincenzo Mannino, grande pianista, compositore e didatta. Si diplomò sotto la sua guida e contemporaneamente studiò anche all'Università di Palermo. In quegli anni, nel 1957-1958, ci fu l'introduzione per la prima volta in Italia della cattedra di storia della musica presso l'università. E per quanto riguarda l'Università di Palermo, il titolare della cattedra fu il famoso critico e musicologo Luigi Rognoni. Luigi Rognoni fu il maestro, l'insegnante che guidò il maestro Anselmi alla laurea, che avvenne qualche anno dopo a pieni voti, e lo introdusse alla conoscenza della musica contemporanea. Il maestro Anselmi, ai tempi dell'università, fu il fondatore del gruppo universitario per la nuova musica, che portò all'organizzazione delle settimane della nuova musica a Palermo, che negli anni 60 furono un'occasione di incontro e di conoscenza della musica contemporanea di livello mondiale. L'interesse per la musica indiana divenne molto importante nella vita e negli studi del maestro Anselmi, soprattutto dopo il 1971, che fu l'anno dell'incontro con Alain Danielou. Alain Danielou era stato in India per diverso tempo, dove aveva studiato vari aspetti della cultura indiana, inclusa la musica, e a Benares aveva fondato la sezione dedicata alla musica nella Benares Hindu University. Ritornato poi in Europa, aveva fondato diversi istituti, tra cui uno di studi musicali comparati alla Fondazione Cini a Venezia. All'inizio degli anni 70, qui a Vicenza, a Villa Cordellina di Montecchio Maggiore, aveva creato gli incontri sullo studio del linguaggio musicale. Questi seminari videro la presenza di importanti musicisti e compositori, sia di musica occidentale che di musiche extraeuropee. L'interesse per la musica extraeuropea fu notevole per il maestro Anselmi e sin dagli anni 70 portò studiosi importanti a Palermo come Manfred Junius per la musica indiana oppure Salah El Mahdi per la musica araba, e lui stesso ebbe l'occasione di rappresentare l'Italia in convegni sulla musica extraeuropea all'estero. Sin dagli anni 60, dal 1962, il maestro Anselmi fu insegnante di conservatorio, oltre che un importante concertista e vincitore di numerosi premi internazionali. La carriera di insegnante la portò avanti per 40 anni, fino al 2002, e lo portò ad insegnare non solo a Palermo, ma poi successivamente anche in altri conservatori in Italia. Divenne anche direttore di conservatorio, prima a Cosenza negli anni 80, poi ad Udine dall'85 al 91 e dal 91 al 2003 proprio qui al Conservatorio di Vicenza. Per quanto riguarda la musica indiana, i suoi studi lo portarono all'inizio degli anni 80 a pubblicare il Gita Alankara, un testo attribuito a Bharatavritta, che secondo alcuni studiosi di musica indiana, tra cui Alain Danielou, è
da considerare il testo più antico a noi pervenuto relativo alla musica indiana e al canto nella fattispecie. E immediatamente dopo la pubblicazione di questo testo in lingua italiana pubblicò un primo volume intitolato La musica indiana, volume primo, il profilo storico. Quindi sappiamo da questa denominazione che il maestro Anselmi aveva intenzione di pubblicare numerosi volumi sulla musica indiana. La sua attività di direttore di conservatorio e quella di insegnante però portarono via molto del suo tempo, ma gli diedero anche la possibilità di cogliere le opportunità che si presentavano per diffondere la musica indiana. Così continuò a studiare, continuò ad approfondire gli studi musicologici, ebbe l'occasione di insegnare corsi universitari a Bologna, ad Udine, e quando l'opportunità si presentò riuscì ad organizzare qui a Vicenza nel 1999 il primo corso di musica indiana organizzato all'interno di un'istituzione come il Conservatorio. Da quel corso del 1999 si sviluppò poi il primo diploma in tradizioni musicali extraeuropee ad indirizzo indologico, e questo corso poi continuò ad evolversi fino a diventare al giorno d'oggi il corso di musiche tradizionali che prevede qui al Conservatorio di Vicenza sia un triennio che un biennio. Questo corso rappresenta una situazione unica per quanto riguarda l'offerta formativa dei conservatori in Italia ed è uno dei pochi che sono attualmente presenti in Europa. Quindi sicuramente questo è stato un contributo all'avanguardia che il maestro Anselmi è riuscito a dare per quanto riguarda la conoscenza della musica indiana in Italia. Un altro grande contributo che il maestro Anselmi ha dato alla conoscenza della musica indiana in Italia è stato questo libro, che è il risultato delle sue ricerche, di decenni di ricerche sulla storia della musica, e che è stato pubblicato postumo, è stato pubblicato nel 2010. E il maestro Anselmi se n'è andato nel 2007, nel marzo del 2007, la prefazione è stata scritta nel novembre del 2006, e che è stato anche il momento in cui mi ha consegnato il file con la chiavetta, con il file che conteneva il testo, chiedendomi di contribuire, se possibile, a sistemarlo in modo tale che fosse pubblicato. E insieme al professore Perino, Roberto Perino, che è stato collega del maestro Anselmi negli anni di insegnamento al conservatorio, abbiamo alla fine prodotto questo libro, il cui titolo è Storia della musica indiana, la musica nella storia e nella cultura dell'India, dalle origini ad oggi. E questo testo rappresenta appunto lo stadio finale degli studi del maestro Anselmi e si ricollega idealmente, come lui stesso diceva, a quegli incontri che qui a Vicenza si svolgevano a Villa Cordellina, a quel suo primo volume di storia sulla musica indiana, profilo storico, che per decenni era rimasto senza un seguito. Quindi questo è stato il grande contributo del maestro Anselmi alla conoscenza della musica indiana in Italia. Nel corso qui al Conservatorio ci sono state decine di studenti che hanno avuto l'occasione di studiare la musica indiana senza dover necessariamente fare un lungo viaggio in India, anche se poi per approfondire molti ci sono stati. E hanno anche avuto tutti quanti, non solo gli studenti, ma anche le persone che erano in contatto con il conservatorio, hanno avuto la possibilità di vedere i maggiori musicisti italiani che hanno imparato la musica indiana, che sono stati docenti qui al conservatorio, e anche tra i più importanti musicisti indiani che sono stati nel corso degli anni invitati qui a Vicenza per fare seminari e per fare concerti. Vi ringrazio, lascio ora la parola ai miei colleghi che vi illustreranno questi 20 anni di corso di musica indiana al Conservatorio di Vicenza. Grazie. Thank you.
Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Squillari. Da 20 anni insegno il bansuri, il flauto classico di bambù dell'India. Ricordo con grande gioia e nostalgia 20 anni fa, proprio quando in questo bellissimo spazio il maestro Anselmi ci invitò. Eravamo veramente tantissimi da tutta Italia, appassionati di musica indiana. Arrivamo qui da tutte le parti d'Italia per il lungimirante progetto del maestro Anselmi di aprire e di creare il primo dipartimento di musica indiana in Italia e il secondo in Europa. Dopo 20 anni e tantissime sfide, tantissime soddisfazioni, siamo ancora qui che insegniamo questa antichissima musica in questo meraviglioso conservatorio. Non siamo più in una fase sperimentale, ma siamo consapevoli che la musica che insegniamo non è una moda passeggera destinata a arenarsi, ma bensì una musica che continuerà in un lunghissimo viaggio, in un futuro antico. In questi anni siamo stati un innesto che ha attecchito e che ha trasmesso e nutrito la vita di tanti musicisti, studenti, neofiti e appassionati di questa cultura antichissima. Io ho iniziato i miei studi nel lontano 1982 con il maestro Ustad Ali Akbar Khan nella sua scuola in California. Il maestro Ustad Ali Akbar Khan è diretto rappresentante erede della Gharana di Maihar, una piccola cittadina dell'India, del Bangladesh, del Bengala, che traccia il suo lineaggio storico sino alle corti del grande imperatore Akbar del XVI secolo. Queste conoscenze sono state trasmesse ininterrottamente da maestro ad allievo per tutti questi secoli e sono arrivate fino a noi. Il maestro Ali Akbar Khan è stato generosissimo, ha insegnato circa 350 raga ai suoi studenti nel corso di quasi 50 anni come insegnante. Io sono stato un suo piccolo allievo e ho fortunatamente accumulato tantissimi raga che pian pianino sto passando ai miei studenti, perché il messaggio del mio maestro era: suonate questa musica e fate sì che non venga dispersa, perché è un patrimonio dell'umanità, come una pianta o un animale raro in via di estinzione. Così è questa musica. La Gharana di Maihar è la principale Gharana in India a cui tantissimi musicisti si sono ispirati e hanno studiato, tra cui il grandissimo meraviglioso flautista Hari Prasad Chaurasia, che abbiamo avuto ospite qua in conservatorio svariate volte. Gli studenti che sono passati di qui sono un nutrito numero. Alcuni hanno fatto una piccola carriera derivata dagli studi che hanno compiuto qui. Un sentito ringraziamento a tutti gli insegnanti con cui ho iniziato e con cui ho passato questi 20 anni. Grazie a nome di tutti al maestro Anselmi, alla Amelia Cuni, a Gianni Ricchizzi, a Roberto Perino, a Monia Marchetto, a Riccardo Battaglia, Federico Sanesi, Rosella Fanelli, Guido Schiraldi, Marco Colle, Nuria Salagrao, e a tutti quelli che si sono dati che ci hanno aiutato, a tutto lo staff del conservatorio, ai tecnici, anche al personale che ci ha ospitato così calorosamente. E un grande grazie a tutti gli allievi che si sono impegnati a fare tanti chilometri, tante ore di studio e tante ore di pratica per affrontare questa immensa musica, questo oceano di conoscenza che è arrivato fino a noi attraverso i secoli, con la speranza che continui, con la speranza che possa essere una piccola manina di purezza e di gioia che ferma questa marea nera che ci sta sommergendo. Grazie a tutti, pace e bene.
Sono venuta a conoscenza del corso qui al Conservatorio di Vicenza di musica indiana una ventina di anni or sono, poco dopo che il maestro Anselmi appunto era riuscito a farlo partire. E in particolare sono arrivata perché seguivo già da un po' di tempo l'allora docente di canto indiano, Amelia Cuni, e ero interessata, avendo avuto una formazione indologica, sono laureata in lingue orientali a Ca' Foscari, e ero interessata a integrare queste mie conoscenze teoriche della musica indiana con delle conoscenze pratiche. E mi sono trovata subito in grande accordo con questo progetto di formare, che aveva ovviamente avuto il maestro Anselmi, di formare delle figure in questo campo a 360 gradi, perché era un po' il mio approccio, era la mia idea, qualcosa che non c'era ancora in Italia all'epoca. E in particolare, già quando sono arrivata allora, ho avuto subito la possibilità anche di collaborare con la maestra Cuni, fornendo dei testi, delle traduzioni per dei suoi progetti con Terry Riley, e appunto ho visto nella pratica formarsi questa idea di interazione tra vari aspetti teorico-pratici della musica indiana. E questo è stato per me un ottimo, diciamo, un'ottima formazione di base per poi approfondire la cosa in India con le mie maestre, Sunanda Sharma e Girija Deviji. E ovviamente poi, una volta che sono arrivata qui come docente, attualmente io insegno lingua hindi, insegno indologia, ho tenuto il corso di metodologia della ricerca sul campo e insegno anche adesso il canto indiano al triennio accademico, e cerco di portare questa mia visione di integrazione a 360 gradi degli vari aspetti culturali, musicali, teorici che sono necessari ai nostri allievi per formarsi una reale conoscenza della musica indiana. In particolare io mi rifaccio ovviamente al concetto indiano di musica, alla parola per esempio Sangeet, che contiene la parola indiana per musica, dal sanscrito Sangeeta, contiene proprio la parola Geet, che significa canto, ma non canto in quanto semplicemente una melodia che viene vocalizzata, ma il canto di un testo poetico. Infatti questo aspetto è particolarmente fondante nel sistema classico indiano. Negli stessi trattati antichi, per esempio il Sangeeta Ratnakara di Sharangadeva, si dice che il canto è l'aspetto fondante della musica, dal canto dipende la musica strumentale, dalla musica strumentale la danza. Per questo troviamo appunto la parola Geet proprio nella parola per musica, quindi anche non solo il canto, ma l'aspetto, la conoscenza dell'aspetto linguistico, letterario, prosodico, eccetera. E quindi questo è quello che io porto, l'apporto che io diciamo mi sento di dare a questo corso. In particolare vorrei fare alcuni esempi per dare un'idea di come interagisce l'aspetto linguistico e letterario con l'aspetto anche musicale. Per esempio, prendiamo una composizione nel rag Yaman, che quasi tutti conoscono gli studenti di musica indiana, è una composizione molto diffusa. Eri Ali Pia Bina Sakhi Kalan Apparat Mohe Ghari Pala Chinadin. Quindi io prendo queste parole e nel khayal, che è il genere hindustani più diffuso oggi in India, il genere cosiddetto classico,
come posso elaborarle velocemente, posso fare un esempio. सखी कलना परता मोहे घड़ी पल छिन दिन ए रे याली पियाबिन ए रे याली पियाबिन ए रे याली पियाबिन ए रे याली पियाबिन Sakhi eri ali, piabene. Quindi nel khayal io uso il testo come materiale di improvvisazione melodico-ritmica. Mentre per esempio ci sono dei generi come Tumri che dà invece molta più importanza all'aspetto letterario e anche quindi della pronuncia e della comprensione del testo. Prendiamo un testo per esempio in Rag Pilu. More senya utaringe par nadia tu dhire bahori. More senya utaringe par par nadia tu dhire bahori dhire bahori nadia dhire bahori nadia tu dhire bahori gehri nadia koi nahi khewan haar nadiya tu dhire bahore. Questa composizione per esempio parlava di un fiume, e l'innamorato deve attraversare il fiume, quindi deve fronteggiare alcuni pericoli per raggiungere la sua amata, e l'amata chiede al fiume di scorrere piano. Quindi questo testo va reso dando la sensazione di questa lentezza, per esempio la parola dire. Nadia tu, questo è il fiume, nadia tu, dire boho, dire bohori. Nadia tu dhire dhire bahori eccetera. Quindi questo è quello che io cerco anche di passare ai nostri allievi, che hanno bisogno anche di capire il contesto culturale e linguistico che crea questa musica, che è importante questo aspetto non solo per i cantanti che devono appunto pronunciare, cantare delle parole, ma anche per chi suona e chi danza. Tant'è che il cantante in India è una figura molto importante, perché è colui che padroneggia tutti e tre gli aspetti fondanti della musica indiana, che sono sur, la melodia, le, la ritmica, e pad, che è il testo letterario. Mentre gli altri, per esempio strumentisti, hanno più che altro la padronanza della parte ritmica e melodica, e i danzatori di quella letteraria e anche ritmica. Quindi il cantante invece è quello che deve saper padroneggiare tutti e tre gli aspetti, e questo fa di lui appunto nella musica indiana ancora la figura più importante. Gli altri in qualche modo hanno sviluppato anche un loro repertorio poi indipendente, per esempio la musica strumentale. All'inizio, negli anni 20 del Novecento, hanno cominciato appunto a usufruire della tecnologia dell'amplificazione, quindi hanno potuto anche gli strumenti indiani cominciare ad avere a sviluppare un repertorio solistico, che però si rifà al repertorio vocale. Vorrei chiudere il mio piccolo discorso con un commento in lingua hindi
per chi magari può guardare questo contributo e conosce questa lingua, ma anche perché penso che renda meglio il concetto che voglio esprimere. Hambedeshi log Bharat ke mahol mein nahi rehte hain. Isliye jaisa ki meri guru ma Sunanda Sharma ji hamesha kehti rehti hain ke Hindustani sangeet ke liye mahol bahut zaruri hoti hai. To hame sangeet ka mahol banana padta hai kyunki woh apne aap nahi ban jati. To उदाहरण के लिए हिंदी भाषा माने के हिंदी का साहित्य हिंदी का सही उच्चारण वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि इनकी जानकारी को प्राप्त करके हमारी संगीत की जानकारी भी बढ़ जाती है तो इस संस्थान में इसी वातावरण को बनाने में अपने छात्रों की मदद करने की कोशिश करना चाहती हूँ नमस्ते Parlerò in questo breve intervento dell'approccio di Samgita, che è un termine sanscrito e vuol dire danza, musica e teatro. Questo termine rappresenta l'inclusività e quindi è proprio di questo tema che mi sento di parlare, perché da circa 13 anni sto portando avanti l'insegnamento della danza Kathak e dell'arte scenica indiana. Sangita quindi diventa la base da cui partire per poter creare anche tra gli studenti un approccio interdisciplinare. Durante tutti questi anni la mia esperienza è stata quella soprattutto di creare anche una relazione umana tra gli studenti in modo che potessero tirare fuori la loro abilità performativa. Sangita non è facilmente traducibile e proprio per questo diventa così difficile pensare a una disciplina come la danza all'interno del conservatorio. E quindi ci tengo a precisare che anche negli antichi testi che sono i testi fondamentali della musica indiana, dello stile hindustani, che è lo stile che noi insegniamo nel nostro dipartimento, prevedono questo tipo di approccio. Ad esempio il Markandeya nella Vishnu Dharmottara ci dice appunto come prima di imparare l'arte dell'iconografia, ad esempio, bisognerebbe imparare la danza, o prima di imparare la danza bisognerebbe imparare la musica. E questo ci mette subito nella posizione di comprendere che le arti sono tutte tra loro collegate. Soprattutto anche la parte psicologica, la parte emotiva, direi che è fondamentale. Tanto è vero che sono tre i termini che a mio avviso rappresentano un po' il lavoro che portiamo avanti anche qui in conservatorio, e sono il tala, raga e rasa. Dove tala è la struttura ritmica e in forma ciclica, e il raga è la struttura melodica, mentre il rasa è la parte emotiva, la parte che rappresenta l'obiettivo di ogni artista e che vuole essere
il collante un po' di tutti gli aspetti. Quindi questo lavoro viene praticamente rappresentato ad ogni evento, ad ogni possibilità, sia in termini di lezioni, sia in termini di spettacoli, in termini di saggi, e si cerca di dare questo tipo di formazione anche tra docenti. Cerchiamo di creare una base sia culturale, che quindi include la lingua, la parte della letteratura, della mitologia ed anche la parte musicale. Per quello che mi riguarda, la danza Kathak, che è una danza del nord India, quindi è una vera e propria declinazione dello stile hindustani. È una danza molto antica, risale a circa 2500 anni fa e quindi si basa su una forte tradizione orale, su una codificazione sia nella gestualità sia nelle forme espressive, e diventa quindi, insieme alla musica, un aspetto di arricchimento, direi, che il conservatorio, il Petrollo, offre rispetto anche ad altri, perché se non vado errata, questo è l'unico dipartimento che ha questa tipologia, quindi io l'ho definita un po' un'oasi nel campo anche della ricerca, della innovazione e, se vogliamo, del rapporto tra le arti. A questo proposito, per esempio, posso ricordare che la collaborazione è stata anche intensa con tanti maestri di altri dipartimenti, per esempio con il dipartimento anche di musica elettronica, con il dipartimento di musica antica, con i professori di musica da camera. E i miei studenti non solo hanno portato avanti delle produzioni basate su composizioni musicali create durante le nostre lezioni, quindi musica dal vivo e musica indiana e di accompagnamento sia alla danza ma anche come concerto strumentale. E posso dire che per esempio manifestazioni come Dopo il rumore, oppure manifestazioni che hanno visto alcuni allievi partecipare all'Orfeo di Monteverdi o all'Histoire du Soldat, quindi delle opere che così apparentemente sembrerebbero distanti da questo approccio della musica indiana, ma in realtà c'è molta comunicazione. Questo a me fa molto piacere perché credo che nel futuro, proprio nel mondo che stiamo vivendo, un mondo che sta cambiando, la musica indiana studiata in questi termini con un approccio interdisciplinare, dove è presente quindi anche l'abilità della danza e del gesto in relazione alla musica, possa diventare un esempio proprio per la formazione, per la didattica e anche per la pedagogia. Finisco col dire che oltre all'intreccio, no, delle arti, la danza e l'arte scenica si relaziona anche allo yoga, e quindi c'è un aspetto molto interiore e profondo di un lavoro che mette l'essere umano, in questo caso anche l'allievo, a confronto con il lavoro sul corpo, sulla mente e lo spirito. Grazie.
Salve, io sono Leo Vertunni, il docente di sitar qui al Conservatorio di Vicenza. Sono diversi anni che collaboro con questa istituzione ed è un luogo privilegiato dove poter condividere la musica classica indiana con molti studenti e altri specialisti di quest'arte. Quindi sarà mio piacere in questo momento presentarvi un esempio di quella che è, di quello che è il repertorio del sitar assieme alle tabla. E improvviseremo, perché la musica classica indiana è in buona parte elaborata nel momento, un modo musicale che si chiama Raga Gujari Todi, prima in un tempo più lento e solenne, Vilambit Tintal, e poi un tempo più sostenuto in Madhyalaya Tintal, per poi concludere progressivamente accelerando sempre di più. Passo la parola al collega Manish Madankar. Hello everyone, namaste. I am Manish Madankar and I'm living in Rome. I'm coming from India and I'm teaching in Conservatorio Tabla. I am a professor of tabla here, and you can see in our recital, short recital, tabla and sitar, we are representing a little bit rag and the tal, the conversation between the two instruments. And this is the thought process, very intellectual things. You can see how they are how we are doing in this process, and hope you like, and thank you so much for joining us. So let's enjoy the rag Gujari Todi and tal teen tal, a little bit improvisation, short improvisation of the tabla repertoire and composition, and we will finish in a drut lay. Thank you so much. Thank you.
conversazione tra Gungru e Tabla per salutarvi e ringraziare l'ambasciata dell'India a Roma, il Conservatorio di Vicenza, a nome di tutti i colleghi del Dipartimento di Musica Indiana. Jugal Bandi!